Ok, allora vi volevo ricordare l'appuntamento per la mela. Ho guardato, ecco, me lo sono scritto adesso, non trovo il foglio dove l'ho scritto. Vabbè, ho guardato comunque perché il 5 maggio, cioè l'ho scelto per voi in maniera che sia un giorno pratico, che sicuro che siete andati a fare spedicendo. Mi ero scritta da qualche parte a che giorno della. Vabbè, dei 40 corrisponde, non fa niente, non è importante. E poi l'altra volta alcuni di voi si sono connessi più tardi. Vi volevo ricordare anche questo. Per favore, da qui entro la fine dei 40 giorni, scegliete un momento in cui potete fare una giornata a base di frutta, verdura. Questo ce l'avevo ancora qui. se volete, legumi in più. E poi vi chiederei di scegliere come carboidrato, anche se la frutta è un carboidrato in più, o le patate. O il riso, un solo giorno di disintossicazione frutta e verdura con legumi, eccetera. Ok, vabbè, questo sarebbe il riso. E poi questo è soltanto per i più coraggiosi. Allora, la vedete? È ortica. Siccome adesso si trova qui in Germania tantissima, se ci sono quelli di voi che hanno allergie stagionali, vi volevo far vedere una cosa che non è completamente indolore, però è veramente molto pratica. Allora, io ho risolto un anno così la mia allergia da fieno, insomma, quando si starnutisce con gli occhi, eccetera, per i pollini. L'ho risolta per i 10 giorni più forti e poi l'ho dovuta ripetere, però per 10 giorni sono stata proprio bene. Me l'ha insegnato una naturopata con la quale facevamo passeggiate fuori, ci insegnava a riconoscere le erbe, eccetera. Io sono andata e gli ho detto: guarda, io non mi fermo molto, cioè penso che resisto mezz'ora, dopodiché appunto il naso mi comincia a colare, gli occhi bruciano, non posso rimanere. E lei mi ha detto: non c'è problema, c'è l'ortica. Ho detto: in che senso l'ortica? E poi una cosa che ha fatto fare a tutti, i bambini sono stati quelli che hanno avuto paradossalmente meno difficoltà. Allora ci ha detto di metterci davanti a una pianta di ortica. Di parlare con la pianta di ortica e di chiedere se per lei va bene che la cogliamo, e questo ci ha chiesto di farlo comunque con tutte le piante, ma a maggior ragione per una pianta che lei considera medicinale e che io ho fatto esperienza che è in questo senso, cioè medica, curativa. Allora, quello che si fa, vabbè, questa forse chi di voi la conosce, l'ortica che si mangia, si prendono le punte, e quello che però si fa se avete un'allergia è un pochino doloroso. Non molto, cioè nel senso comunque vale la pena se poi per 10 giorni non dovete prendere un antistaminico. Scegliamone una, vabbè, tanto una vale l'altra. Però ve lo vorrei far vedere così vi rimane un po' impresso. Allora, si prende la punta, ovviamente si coglie fresca, questa è già raccolta da 4 ore. E poi, pronti partenza via, ve la mettete tra le mani. Fate un bel respiro profondo prima, cara ortica, curami. Così e poi si strofina tra le mani. Ok, pizzica, però non fa molto male, a volte fa più male. Questa l'ho già raccolta un po' di tempo fa, l'ho anche lavata, quindi non è più così aggressiva. Si sente che pizzica. Io in questo momento non ho allergie perché sto usando i subliminali, quelli di cui vi ho parlato qualche giorno fa. Brucia. I subliminali di cui vi ho parlato qualche giorno fa, stagionali, cioè proprio per. No, i subliminali, scusate, per risolvere le allergie stagionali, sono un po' presa dal bruciore. Vabbè, comunque, questo tra poche ore è passato. E veramente fa bene, mi diceva questa naturopata, a tutto il corpo, cioè sì, un piccolo shock di cui abbiamo bisogno e che riattiva un po' il nostro sistema immunitario. E anche questo vi volevo dire che differenza fa quando ci facciamo male con qualcosa e pensiamo che fa male e quando ci facciamo anche male con qualcosa ma pensiamo che fa bene. E anche per dire che tutto quanto è qui nella nostra testa, cioè che tipo di reazione abbiamo rispetto alle cose, che tipo di atteggiamento abbiamo rispetto alle cose, che questo cambia moltissimo, cioè per noi. Vabbè. Ok, avevo altre cose da dire. Mi sono persa il foglio dove l'avevo scritto, vabbè, non fa niente. Ah, sì. Io non so se avete qualche volta il problema delle formiche. Stranamente io l'ho avuto qui anche se sono a un terzo piano. E vi volevo dire che oggi mi è venuta in mente una cosa che mi sembra che sia geniale, perché erano tante le formiche e non mi piace ammazzarle, usare i prodotti. Allora non sapevo come fare, avevo cominciato una alla volta a buttarle fuori sul terrazzo. E invece poi mi è venuta una bella idea. Ho preso l'aspirapolvere,
ci ho messo una calza fitta sopra, le ho aspirate in maniera che rimanessero sulla calza e poi le ho buttate tutte fuori, ho controllato, erano ancora vive. Quindi se vi serve quest'idea per liberarvi forse anche di altri animaletti, boh, non lo so, vabbè, ve lo volevo dire. Chissà che me l'ho scritto su quel foglio, la mela è importante perché è una cosa concreta che ci serve il 5 maggio, di averla davanti a te con un piatto, un fazzoletto, insomma, per pulirti le mani, eccetera. Ah sì, che poi il domenica l'altra, che è il 23° giorno, ma io non mi ricordo adesso che giorno è, domenica, comunque non fra 2 giorni, ma fra 9 giorni, quindi probabilmente il 10, mi è venuto in mente che vi faccio fare una cosa molto bella, con la quale non posso garantire, ma mi auguro che vi porti qualcosa di bello, ed è una meditazione che mi è venuta in mente stamattina e che chiamerei la meditazione dei miracoli, perché abbiamo superato i 21 giorni, appunto, domenica è il 23°. Avremo tolto molti pesi, ne abbiamo già tolti molti, oggi ne togliamo ancora. Stai lavorando da 21 giorni a te, cioè quindi si sono aperte nuove strade. È così, ho pensato che sarebbe una cosa. La nostra maestra, una delle mie prime maestre formatrici di yoga, ci ha fatto esprimere il desiderio per avere un miracolo alla fine della prima settimana di formazione yoga per bambini e io ho ricevuto un miracolo molto grande, molto bello, anche le altre hanno detto. Vabbè, quella era stata una settimana intensiva, magari un po' diverso, però insomma mi piacerebbe vedere, poi mi raccontate insomma se è successo qualcosa. E, quello che vorrei che pensassi, ma in realtà non serve neanche che te lo chiedi o che te l'anticipi, e che i desideri o i miracoli che si realizzano sono quelli che abbiamo nel cuore, cioè non mi piacerebbe avere 5 Ferrari o veder comparire 5 donne bionde davanti a me se sei un uomo, eccetera. Invece quei desideri intimi che hanno a che fare proprio con noi, cioè che ci darebbero una gioia immensa e non una gioia legata ai soldi oppure alle cose pratiche, quelle cose lì ho visto che appunto in questo tipo di meditazioni e dopo aver fatto un lavoro a se stessi normalmente vanno, però insomma non vi vorrei illudere. Ma vi volevo dire che lo facciamo domenica il 23° giorno. Va bene. Allora ti chiedo di prendere di nuovo, non aver paura, carta, penna e dei fazzoletti che forse non ti servono. Cioè una cosa, facciamo una cosa con gli antenati che sì, un po' può commuovere, però almeno nel mio caso è sempre una commozione di gioia, sì, forse anche un po' di compassione nei confronti del passato, dei dolori del passato, però insomma. Quindi, ok, puoi andare a prendere carta, penna e dei fazzoletti di carta e chiedi di nuovo di non essere disturbato, disturbato nella prossima mezz'ora, diciamo, ma credo che 20 minuti basterà. Vediamo. Il foglio dove l'avevo messo? Ok. Per chi è già pronto, puoi cominciare a prendere una posizione seduta o seduto con i piedi ben ancorati a terra. Fai un respiro profondo ed espira. Ispira di nuovo profondamente. Trattieni un attimo il respiro e trattienilo nel tuo cuore. Senza entrare in stress, se ti serve espira, altrimenti aspetta un attimo ed espira adesso. Quando non vi dico diversamente, non è importante se respiri ispirando dal naso, espirando dalla bocca oppure solo dal naso, non c'è problema. Quando ve lo dico, quando abbiamo fatto un lavoro energetico, è importante ispirare dal naso ed espirare dalla bocca. Ma tutto è anche relativamente importante, quindi insomma, troppe domande non c'è bisogno neanche che te le fai. Goditi la meditazione. Un altro respiro profondo. Trattieni ed espira. Ok. Se non l'avevi fatto, chiudi gli occhi. Senti la base dei tuoi piedi, come sono ancorati a terra.
Senti di nuovo le radici sotto di te, che crescono sempre di più in profondità. Che crescono anche in senso orizzontale. E ogni volta che respiri, immagina che da queste radici ti arrivi un'energia che ti dà stabilità, sicurezza, amore e serenità. Comincia a salire attraverso il corpo e senti un po' alla volta tutto il piede, tutta la caviglia, sia del piede destro che del piede sinistro. Senti il volume all'interno del piede, all'interno della caviglia. Senti il volume dei polpacci. Senti le ginocchia. Senti lo spazio che occupano all'interno dello spazio dove vivi. Senti le cosce. Senti il bacino e portalo leggermente in avanti. La pancia, portala leggermente indietro. Percepisci anche lo spazio all'interno della pancia. Sali, percepisci lo spazio all'interno del petto, porti leggermente fuori il petto, senti le spalle, le rilassi, rilassi anche le braccia, puoi posare le mani sulle cosce se non l'avevi ancora fatto, senti il collo, passando alla testa senti il mento, e lo abbassi leggermente, come se volessi avvicinarlo alla nuca, in modo che la nuca possa distendersi. Percepisci lo spazio della testa, percepisci tutta la testa, e senti adesso tutto il tuo corpo, dalla testa, le braccia, le mani, il busto, le gambe. E senti come sei un corpo all'interno di uno spazio. Questa meditazione è nata perché qualche giorno fa la mia mamma mi ha raccontato al telefono di uno zio sul quale lei ha scritto un racconto. Quando ho cominciato a raccontare, mi sono accorta che tutte le cose che diceva mi descrivevano. Una a una. Che è uno zio che ama la natura, che amava la natura, che ama passare il tempo da solo, che ama leggere, che ama scrivere e che molto spesso lo incontravano per strada, seduto da qualche parte con un libro in mano. E poi continuava a raccontare. E io ho detto, ma mamma, questa sono io. E anche se era una cosa che sapevo dalla letteratura, è stata la prima volta che ho sentito in senso buono il peso delle generazioni precedenti dentro di me. Vorrei che adesso, se ti viene in mente dai racconti familiari di qualcuno all'interno della tua famiglia di cui ti è stato detto che era simile a te, pensaci un attimo. Una persona, meglio sarebbe se non l'hai conosciuta, nel senso per capire come queste persone che non ci sono più ci influenzano pur non avendole noi conosciute, come il caso di questo mio zio morto molto tempo prima che io nascessi. Se non ti viene in mente nessuno, non fa niente.
Se ti è venuto in mente qualcuno, chiedi a questa persona di accompagnarti a conoscere altre persone della famiglia che sono importanti per la tua missione oggi sulla Terra, per la tua vita oggi sulla Terra, per capire meglio chi sei e perché certe cose non funzionano nella tua vita e che cosa può funzionare meglio. Se non ti è venuta in mente questa persona, ti prego di pensare semplicemente a uno zio idole, se l'hai avuto, o a un nonno al quale hai voluto molto bene, oppure crealo, inventa adesso un familiare adulto, possibilmente anche un po' anziano, che ti trasmetta un'idea di saggezza, che ti dia un'immagine di sicurezza e di amore, come se fosse la persona che insa l'amore, il senso di sicurezza delle tradizioni della famiglia. Scegli tu la persona con la quale ti senti più a tuo agio e per la quale senti un profondo affetto. Immagina che camminando in un bosco dove ti senti molto bene, ti senti molto a tuo agio, a un certo punto compare una radura e da questa radura ti viene incontro questa persona che ti rende immediatamente piena di gioia. E che ti dice che ti vuole accompagnare appunto a incontrare alcuni dei tuoi antenati. Ok, guarda questa persona negli occhi. Parla un attimo con lei e dille quali sono i problemi più grandi che hai adesso nella vita, le più grandi difficoltà, o quelle che sono grandi difficoltà per te. Possono anche non essere grandi difficoltà, ma sono oggi per te una grande difficoltà. O i tuoi temi che ti fanno più male. E chiedi a questa persona se ti può aiutare. Questa persona ti dice di sì e ti prende per mano. E tu la segui e cominciate a fare una strada attraverso la radura, anche attraverso il bosco, accanto a un ruscello. Poi arrivate ad una casa molto bella in mezzo al bosco, che non avevi mai visto prima. E questa persona bussa e chiede alle persone che ti possono aiutare di uscire. Ognuna di queste persone che esce da questa casa ti commuove, anche se non le conosci tutte. Ti accorgi immediatamente che sono persone con le quali entri in risonanza. Può essere che alcune di queste persone tu le conosca, perché sono i tuoi nonni paterni e materni, e poi ci sono i loro genitori, i tuoi bisnonni, e poi ci sono i loro genitori e i genitori dei loro genitori. Non so se sono i bisavoli, i trisavoli, non è importante.
sono sia da parte materna che da parte paterna. Presentati a loro. Io sono Chiara, la figlia di Olga e di Domenico. Presentati con il tuo nome e di chi sei figlia o figlio. E sono venuta qui perché sono pronta a guardare e ad accettare il vostro dolore che non è stato ancora accettato e trasformato. Voglio guarire da tutte le circostanze, gli avvenimenti, da tutte le credenze distruttive, da tutte le emozioni limitanti che mi impediscono di vivere nella gioia, nella salute, nell'amore e nell'abbondanza. Guardali come ti annoiscono. E adesso ti chiedo una alla volta di guardare quello che queste persone ti mostrano, che è il loro dolore. Se è possibile, riconoscilo. Guarda semplicemente se vengono fuori delle immagini dentro di te, ma non è importante. Suono leggermente la campana tibetana per ogni persona che viene accanto a te o che viene davanti a te, ti chiedo di fare un piccolo gesto di simbolico, non deve neanche essere con il corpo, ma immagina di farlo di saluto, di ringraziamento nei confronti di queste persone che singolarmente vengono davanti a te, che ti fanno vedere qual è il dolore che hanno e che fa parte ancora della tua vita, che influenza ancora la tua vita. Se vuoi, domandati un attimo adesso, prima che queste persone vengano davanti a te, quale dolore dei miei antenati è ancora in me? Ti si avvicina alla prima persona. Cerca di avere veramente compassione con questa persona e con il dolore che ha vissuto e che non è stato ancora trasformato. Sii presente col cuore. E di a questa persona che hai compassione per quello che ha sofferto e che questa trasformazione non aiuta solo te. Ok, guarda se riconosci una ferita, altrimenti non è importante. Adesso questa persona fa un passo indietro e si avvicina a un'altra. Guarda se ha una ferita da abbandono o se è stata rifiutata. Se anche tu a volte hai la sensazione di essere rifiutata, o se questa persona ha subito un'ingiustizia, un tradimento, un'omissione. Senti a livello del cuore veramente compassione con questa persona che è davanti a te.
E dile che questa trasformazione guarisce te e guarisce anche lei, guarisce tutto l'albero genealogico. Adesso congedati da questa persona, ne arriva un'altra. Comunica attraverso il cuore con questa persona. Guarda il suo dolore, dille che tu lo accetti e hai profonda compassione per lei. Che sei pronta ad accettare questo dolore, a guardarlo e a sentirlo. Arriva un'altra persona, l'altra fa un passo indietro. Man mano che si va avanti, il dolore diventa sempre più leggero, perché quando lo hai guardato, anche quello delle generazioni precedenti diventa più leggero. Senti compassione dentro di te, verso questa persona, e diglielo anche, sentendolo proprio nel cuore, guardandola negli occhi. Io sento il dolore che hai provato e lo accetto. Falle fare un passo indietro, arriva un'altra persona. Esprimiti con le parole che preferisci per comunicare con i tuoi antenati. L'importante è che ci sia accettazione, riconoscimento di un dolore che non è stato ancora visto nella tua famiglia. Se esistono ancora problemi, c'è un dolore che non è stato visto. E accettazione completa. Compassione nei confronti della persona. Falle fare un passo indietro, fai arrivare un'altra. Cerca di essere più presente che puoi nel cuore. È veramente un'occasione bellissima quella di incontrare gli antenati. Li puoi anche ringraziare, poi lo facciamo dopo, però se vuoi li puoi anche ringraziare. Guarda quello che c'è nel tuo cuore e che vuoi comunicare a loro, sempre con autenticità, quello che senti vero per te adesso. Ok, congeda anche questa persona, falle fare un passo indietro e arriva un'altra. Guardala sempre negli occhi. Se ti viene spontaneo puoi anche abbracciare uno di questi antenati, anche tutti. Senti nel tuo cuore quello che è vero per te adesso. Congeda questa persona, arriva un'altra. Sorridi e congeda anche questa persona, arriva un altro dei tuoi antenati. In teoria dovrebbe diventare col tempo tutto più leggero, adesso dovresti sentire molta più gioia proprio negli antenati. Hanno dei visi molto più rilassati adesso. E ti sono enormemente grati per il lavoro che stai facendo. Che fai per te e anche per i tuoi figli, per i figli dei tuoi figli, per tutta la tua famiglia. Congeda anche questa persona, falle fare un passo indietro, arriva un'altra. Senti questo dolore, guardalo. Puoi anche dire proprio mi dispiace veramente tanto che tu abbia sofferto così e anche che non ho mai pensato prima a prendere contatto con te e a sentire il tuo dolore.
Guarda come è più leggera, come fa un passo indietro, arriva un altro antenato. Lo vedo sorridente. Abbiamo già tolto tanti pesi. Se vuoi lo puoi abbracciare guardando il suo dolore, lo puoi lasciare andare e arriva il penultimo antenato di quelli che abbiamo chiamato. Se anche tu ti senti meglio, li puoi anche abbracciare. Fai come ti senti spontaneo. Senti il dolore. Esprimi la tua compassione, lo puoi congedare, far fare un passo indietro e arrivare all'ultimo antenato. Guarda anche questo dolore. Esprimi tutta la tua compassione, fagli fare un passo indietro. Adesso ti chiedo di inspirare profondamente dal naso ed espirare dalla bocca. Restituiamo questi pesi alla terra perché se ne occupi lei. Se sei credente, li puoi affidare ad una tua figura spirituale di riferimento. L'Arcangelo Michele è quello che si occupa del male, li puoi affidare a lui, a Gesù, a chi vuoi tu, la tua figura di un angelo custode, quello che vuoi. Altrimenti non ti preoccupare perché è un processo che avviene automaticamente. Allora, inspira dal naso ed espira dalla bocca. Immagina di affidare questo dolore alla terra o alla tua figura spirituale di riferimento, che se ne occupi per il miglior bene di tutti. Inspira dal naso profondamente ed espira dalla bocca. Adesso fai un bel respiro profondo. Ok. Adesso guarda. E di loro, anche se loro lo sanno già, di loro sono venuta qui anche perché so che voi siete i depositari della saggezza della nostra famiglia, delle tradizioni della nostra famiglia, dell'amore della nostra famiglia, del benessere e dell'abbondanza della nostra famiglia. E della salute della nostra famiglia. Vorrei ricevere da voi la memoria dei doni, degli interessi, delle passioni che forse ho dimenticato, perché possa portare tutta la ricchezza della nostra famiglia al mondo che ne ha tanto bisogno e perché io possa vivere nella gioia, nell'amore, nella serenità, nella saggezza. E nell'abbondanza. Lo puoi anche dire con parole tue. Chiedi semplicemente di ricevere di nuovo la memoria dei doni. Ok. E
adesso, uno dopo l'altro, i tuoi antenati si avvicinano a te e ti consegnano qualcosa. Guarda se dentro di te affiorano delle idee e se vuoi le puoi scrivere direttamente. Altrimenti, anche se non affiorano adesso, probabilmente affioreranno nei prossimi giorni o ti succederanno cose, capirai qualcosa che in questo momento non è ancora chiaro, però semplicemente sii aperta o aperto in questo momento a ricevere. Io sono pronta a ricevere i doni e la memoria dei doni. Suono per ogni antenato che fa un passo verso di te, ma è molto in un ritmo molto più veloce di quello di prima. Guarda l'antenato negli occhi. Non necessariamente ti consegnano qualcosa in mano, ma forse semplicemente guardandoti negli occhi ti dicono qual è il dono che hanno per te. Quale capacità ti regalano? Che sia la capacità di dipingere, di suonare, di cucinare, di ballare, di recitare, di scolpire quello che loro ti dicono. Ok, il terzo antenato. Ringrazia ogni singolo antenato. Guarda anche come sono felici di poterti riconsegnare i doni della famiglia, perché così una parte di loro vive attraverso di te. Come se ti consegnassero una luce nelle tue mani o nel cuore o nella mente perché tu possa portare più luce nel mondo. Ringrazia sempre. Il penultimo antenato. E l'ultimo. Adesso guarda tutti quanti i tuoi antenati con un piccolo cenno di gratitudine, puoi abbassare il capo, quello che ti viene spontaneo fare. E guarda se affiorano delle immagini dentro di te. Se
Se ci sono dei doni che si manifestano, può essere che siano quelli che avevi già scritto qualche giorno fa, o forse che ce ne sono di nuovi. I tuoi talenti, le tue passioni, i tuoi interessi. Più dolore togliamo dalla nostra vita e da quella della nostra famiglia, e più affiorano i nostri veri talenti. Ok. Guarda adesso i tuoi antenati e chiedi loro se ti danno il permesso di perdonare le persone che hanno fatto loro del male. Può essere anche che sia all'interno della coppia o all'interno della famiglia la persona che ha fatto loro del male. Quelli che ti dicono di sì, probabilmente te lo dicono tutti, senti e di semplicemente: io perdono alle persone che vi hanno fatto del male e mi perdono per non averlo fatto prima, per non aver visto il vostro dolore e non avervi aiutato a trasformarlo. Hanno detto tutti sì. Puoi dire semplicemente: io vi perdono per liberare la mia famiglia e per liberare la mia vita. Grazie. Ok. Adesso congedati dagli antenati con un abbraccio come vuoi tu. Sono 16. Non è casuale il numero. Salutali uno alla volta e ringraziali davvero. Se ti va anche con un abbraccio, sentiti proprio legato, legata veramente a queste persone che in qualche modo vivono ancora attraverso di te. Negli scritti sacri di diverse tradizioni si parla di pesi generazionali che portiamo fino alla quarta e alla quinta generazione, e noi oggi li abbiamo sciolti. Magari col tempo la farei di nuovo questa meditazione, però intanto abbiamo sciolto quello che era possibile. Guarda come uno a uno, veramente adesso molto più leggeri e molto più solari, questi antenati rientrano nella casa da dove sono usciti. E la tua guida è sempre accanto a te e ti sorride, molto contenta per il percorso che hai fatto. Puoi dire anche agli antenati, rivolgendoti a tutti, che quando è necessario ti rivolgerai di nuovo a loro, ma che anche loro si possono rivolgere a te in sogno o in... Guarda, l'ultimo antenato, prima di andare via, ti dice che adesso tutta la famiglia di tuo padre è alle tue spalle per appoggiarti nei tuoi progetti, e anche tutta la famiglia di tua madre. E li puoi immaginare proprio come se tuo padre, per esempio, dietro la tua spalla destra e ti tiene una mano sulla spalla, e dietro di lui ci sono i suoi genitori e dietro i tuoi bisnonni e così via. E la stessa cosa sulla parte sinistra: c'è la tua mamma che ti tiene una mano sulla spalla e tutte e due ti approvano e ti benedicono per quello che fai e sono d'accordo con te. E dietro ci sono i suoi genitori, i nonni e tutte quante le generazioni precedenti, e ti danno tutta la loro energia e la loro approvazione e ti benedicono tutti quanti. Senti questa energia forte dentro di te.
Ringrazia quest'ultimo antenato che ti ha dato questo messaggio bellissimo che ti appoggia e che tutti ti appoggiano e ti puoi congedare da lui. Se vuoi questi antenati alle spalle, li puoi immaginare che veramente come se fossero sempre dietro di te. Se è un'immagine che ti piace, se è un'immagine che non ti piace, no, lascia che vadano via. Altrimenti sentili che ti appoggiano, che ti dicono che ce la fai, che ti danno tutta la loro saggezza e la loro approvazione e soprattutto la loro benedizione. Hai la benedizione della tua famiglia per realizzare i tuoi progetti e vivere l'armonia, nella pace, nell'amore. E adesso sorridi alla tua guida e tornate attraverso il bosco, al punto in cui l'hai incontrata. E puoi salutare anche la tua guida. Congedala. Ringraziala. Puoi dire anche a lei, può essere che ti verrò a trovare di nuovo. Ok, fai un bel respiro profondo ed espira. E quando sei pronto, pronta, lentamente apri gli occhi. Ed ora in poi pensa col cuore. Ci vediamo domani.